Amici di YouLeader, buongiorno e bentrovati. Allora, grazie Mario, grazie ancora a tutti quanti voi. Ci siamo quasi, il 19 è arrivato, il decalogo è praticamente stilato, manca ancora qualcosina e stamattina insieme a voi voglio darvi un piccolo suggerimento di un argomento che secondo me sarebbe veramente, veramente l'ideale da stampare e ricordarci per sempre, che è quello del di dare libero sfogo alla nostra fantasia. Adesso guardiamo la solita frase e poi ne parliamo. Allora, ammettiamolo, veniamo tutti quanti da ambienti lavorativi nei quali se abbiamo un'idea, qualcosa da proporre, se siamo un po' più sopra le righe rispetto agli altri, si viene visti in maniera un po' con l'occhio storto, no? Ditemi se non è così, ditemelo magari nei commenti, se all'interno di un contesto lavorativo che non sia quello del network marketing, quando si è dipendenti o si è comandati, tra virgolette, a fare qualcosa, se si ha un'idea, spesso viene cassata, viene completamente abolita, a prescindere perché? Semplicemente per il fatto che l'abbia espressa, che qualcuno abbia espresso un concetto diverso da quello che sono i canoni standard che tutti quanti dobbiamo rispettare. Ecco, abbiamo la possibilità in questa attività di poter dare veramente libero sfogo a tutte le nostre caratteristiche, a tutte le nostre peculiarità, a tutto quello che veramente è rimasto represso nell'ambiente dal quale proveniamo. Alla fine, se ci facciamo caso, nessuno di noi avrebbe chiesto informazioni se non ci fosse stato veramente qualcosa dentro di noi che andava un po' acceso, no? Una fiammella che andava leggermente soffiata per essere un po' più pompata. Ecco, è questo il motivo per il quale facciamo network marketing, se ci crediamo, se ci pensiamo. Ma puntualmente, quando capita che abbiamo tra le mani questa opportunità, poi ci blocchiamo. Abbiamo quella crisi dello scrittore per chi non riesce a fare i post, oppure del video, no? Per quando ci dobbiamo fare le foto, le stories. Sono cose normalissime, ci stanno, ma sono strumenti che, se ci pensate bene, danno la possibilità a noi di liberare completamente la nostra fantasia. Scusate, e il network è un modo di espressione che veramente prende tutti i tipi di caratteristiche che possiamo avere a 360 gradi, espressive, comunicative, di ingegno nel fare slide, foto, stories, insomma, possiamo fare veramente di tutto, plasmarlo a nostra immagine e somiglianza. Quindi io credo che una peculiarità del buon networker deve essere quella di liberare completamente la propria fantasia, dare sfogo alla sua creatività e contribuire alla condivisione con tutti quanti gli altri. Quindi sii creativo e condividi gli strumenti. Credo che sia la cosa migliore che si possa fare per crescere professionalmente, ma soprattutto personalmente, perché la crescita in questo business va di pari passo con quella personale. Amici di YouLeader, allora ci vediamo il 19 per questa maratona, andiamo a scoprire questo decalogo. Sono curioso di sapere insieme a voi quali saranno i team che apporranno più firme su questo famoso ormai statuto e ci vediamo il 19. Ciao!